I miei sono tutti via e do una festa a casa mia, perché Teo è sempre qui, ma puoi darmi pur del tì. I miei amici sono tutti matti e mi chiama Mr. Party. Mille idee ho per la testa e sarà una bellissima festa. Ehi, ma non c'è più niente da mangiare. Insomma, doveva essere una festicciola privata. Dov'è che abbiamo sbagliato? Non ne ho la minima idea, Teo. Ne sono sorpreso quanto te. Immagini se i miei potessero vedere tutto questo. Chi è quel? Si chiama Amy Dennett, va all'Hunter College. Bellina, è tutta la sera che ti guarda. Sul serio? Sì, sa che tu sei il padrone, quindi vuole stare vicino alle leve del potere. Beh, è da idioti deludere un ospite del genere, ti pare? Puoi dirlo forte. Ehi, ma l'hai finita tutta! Scusami. Ciao. So che vai all'Hunter. Sì, è vero. Ehi, hey, Teo, hai del ketchup per questa bistecca? Bistecca? Sì. Il rinfresco non prevede bistecche, scusami. Che sta succedendo qui? Dove hai preso quelle bistecche? Dal freezer. Ma tu chi sei, scusa? Io sono Ken. È Red che mi ha invitato. Chi è Red? Lo conosco di vista. Hank conosce Red. Bella questa musica. Scusate, nessuno. Scusate. Che è successo? Si è rotto il tavolo, ci stavo ballando sopra. Che cosa stavi ballando sul tavolo? È in salone, non c'è posto. Oh mio Dio, questo è impazzito. Non preoccuparti, amico, non ti chiederò i danni. Guarda come l'ha ridotto. Guardalo! È una fittata. Voglio morire. La natura. Sì. Yuhu. Sì, la natura è la cosa più bella che ci sia. Altro che, puoi dirlo forte, voglio tornare ancora a godere della natura. Chissà tesoro, magari un'altra volta sui monti Poconos. Yeah. Non controllo più la mia forza.